da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Bella cipollona mia. Ce la faccio. Come ogni tale miseria. Le flatu quello. Evviva la libertà. Ce la faccio. Segnali di emergenza, cose cernominosi. Vescovo invece è l'acqua volante. Questo è il DOS, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi, dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Sì, non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che eri uno stronzo. Certo, certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pezzo al culo. Sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Per ma io una cosa, no, ma a lui. Per la prima volta nella mia vita io sono rimasto attratto dal fisico di un uomo. Oh, ma quel fisico lì, io vi giuro, era una montagna, una cosa pazzesca. Dai. La checca finale di questa mattinata. Pronto? È pronto. Non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Il mondo sta al cazzo di vacca! Regia, per cortesia, regia, non vi fate incazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione qua. Ciao Mario. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes now. Ce la faccio. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Bene. Allora, intanto c'è questa cosa, non c'è niente da fare. Ci sentiamo un po' oppressi tutti quanti dalla Cina. È inutile che ne facciamo. Uno quando nasce si sente un po' oppresso dalla Cina, perché sono tanti. Lo diceva Albertone in un film degli anni 50, ti ricordi? Ma professore, che fa la Cina? Si avvicina? Ma come esatto. No? Ma ragazzi, sono anni. Io mi ricordo anche i miei nonni dicevano: se si incavolano i cinesi, ma perché se non incavolano? Che gli abbiamo fatto niente. Però si diceva, no? Sì, è proprio nell'aria. Eppure sono lontani. Non ho capito io. Adesso stanno c'è ormai questa paura dei cinesi da parte degli europei che è clamorosa. C'è una sindrome cinese, a quanto pare. Lo senti pure quest'altro, il bianchino. Ma pure Ilario, il direttore dei direttori, il duce dei direttori, il direttorone, appunto è preoccupato. Dice che Ilario. No, per favore. È preoccupato da dai cinesi. Il Messico. Dai cinesi. She's not so hot. A me, scusami, io non sono invidioso di niente, sì, ma a me certe cifre fanno schifo. Mi fanno veramente ribrezzo. Sì, ma certo, sono fuori perché mercato. Arrivano poi da un paese che praticamente costringe alla fame 1 miliardo di persone. Sì, ragazzi, vabbè, questo mi dispiace. Devo dire. È un discorso politico, sicuramente. Non politico, sociale. Se investissero sui diritti umani più che sui calciatori sarebbe molto meglio. Certo, non potrebbero essere così competitivi come sono, però, perché ci rovinano a noi, perché non pagano niente. Certo, ma questo è un 80 dollari al mese guadagnano. Trasferitevi in Cina, va. Comunque chi conosce Ilario sa che i soldi gli hanno sempre fatto schifo, perciò è coerente con quello che dice. No. Poi Mario, ora voglio però leggere qualche trattato geopolitico del dottore di Giovan Battista. Sì, però certe cifre fanno schifo, ragazzi. Però lui ha scritto fior di libri. Ribrezzo. Lui dai. Ad esempio so che non l'accetterebbe mai. No, per no. Fa radio in Cina. No. Dico, ma che scherziamo? No. Certe cifre mi fanno schifo anche a me. Mi fanno. Però dopo c'è tutta una storia anche sulla... Questa è una cosa che magari non farà, ma sentiamo che è meglio. Ce lo spiega lui, va. Allora è una deportazione ricca.
Hai capito? È una deportazione, perché loro con i soldi si stanno comprando tutti. Perché, ragazzi, uno come Oscar che va in Cina è a 25 anni, è veramente una vergogna per il calcio. Soltanto che giustamente danno 30 milioni l'anno. Che deve fare questo? Ma è il nostro calcio che si deve interrogare. Perché, ma non il calcio, è il mondo. Che Franco, no, ma qui, mondo, sì, qui c'entra, ma poco il calcio. Una deportazione, infatti li obbligano. Intanto parlare di deportazione, sì, è sì, una parola che probabilmente troppo pesante. Il povero Ilario ha usato così leggermente, con leggerezza. Però la deportazione ricca, se sente la gente che è stata deportata, magari è veramente. Sì. Però adesso, superando quello, io mi farei deportare. Cioè, mi danno 30 milioni per stare 3 anni in Cina. Io ci voglio fare anche un raddoppio. Ma scusa, ma mi dai 60 e ci sto stando. Ma io vado anche ad imparare il cinese. Ma faccio radio in cinese per 4 ore al giorno. Ma scusa, un'amica azienda cinese, no? Ma infatti. Ma sì, là vendono di tutto. E poi tutto quello che compriamo qua, che noi crediamo di qua e di là. Perciò, insomma, alla fine giochiamo a casa. Dario, mi sei cascato sulla deportazione. Però c'è pure un po' un attimo, un po' monò, una dissertazione un po' come l'ombroso sulla sì, figura sui tratti somatici di questi ragazzi. Non si capisce nulla, no? Sentiamo un po'. Punto. Proprio punto. Veramente, guarda, non voglio discuterlo. C'è un messaggio che mi fa bollire il sangue. Quindi io poi, quando faccio le battute, non voglio morire cinese. Ormai prendiamo atto. Stanno facendo una conquista del mondo e la stanno facendo sulla pelle di 1.300.000.000 di persone. Però siccome noi non li vediamo, siccome sono tutti uguali, gialli, lì così, mezzi strani, per noi va bene, va benissimo. Che problema c'è? Ma noi non ci può fregare di meno. Pecunia non olet, vero Melli? Come la mattina, dai. Franchino? No, sta parlando chissà con chi. Allora, Melli che è svenuto perché praticamente ha dichiarato facendo guerra alla Cina. Franco Melli almeno c'ha un grado di intelligenza, di cultura superiore, ed è evidente che ha attaccato. Si è allontanato dalla cornice. Questo è un altro discorso. Ma sono tutti strani. Ha appena dichiarato guerra alla Cina. Si può dire di una nazione un po' la più potente al mondo. Sono un po' gialli, un po' strani, ma no, ma potenti o non potenti. Sono tutti strani. L'altra metà. Sono tutti uguali, un po' gialli, un po' strani. Pensando che sono più di un miliardo, loro potrebbero anche pensare di noi europei. E sono tutti bianchi, un po' strani. Cioè, che vuol stessa dire? Cosa. Cioè, siamo nel 2016, Dario. Io mi aspettavo meglio dell'aria. Ti posso dire una cosa? E comunque lui è dispiaciuto che il fatto che i soldi spingano e muovano il mondo. No, vabbè, i soldi lui li disprezza. Poi mi casca sulla deportazione ricca. Insomma, che è un po' tosta. Poi scopre che i gialli sono tutti uguali, un po' gialli strani. Ricordando che loro sono 1.300.000.000 e noi europei quanti saremo? 600 milioni, sì, forse di meno. Cosa di meno. Non arriviamo. Qualcosa di meno, dice guarda quei 500 milioni come sono bianchi e strani, no? Per dire. Guarda quei poverini. Allora invece andiamo a vedere, perché qua bisogna anche leggere le cose che vanno contro di noi. Non è che potremmo stare sempre a fare come ci pare a noi, dai. No, vedo, dice, fino a qualche anno fa della Cina non te ne fregava nulla, ora che stanno invadendo la tua amata società te ne stai occupando, il tutto solo per difendere la tua ricchezza presunta. Stanno utilizzando tutto il peggio della nostra armata società capitalistica che tanto hai amato in questi anni, scrive Maurizio, che è come se lui vivesse chissà da un'altra parte, cioè, poi chi te lo dice che non mi sono mai interessato della Cina? Io mi sono sempre interessato di quello che accadeva in Cina. Poi sono caduti anche i dazi doganali, è caduto tutto e praticamente siamo in queste condizioni qua. Però quello che ho detto io, caro mio, non c'entra nulla con quello che hai scritto tu. Allora, che i conduttori sono tutti quanti un po' strani a Roma, su questo io devo dire che chi critica. Come caspita fa ad ammettere in discussione che Ilario si è sempre da anni interessato alla Cina? Girava col libretto rosso. Poi hanno saltato, ma i tutti dazi lo sanno. Gigantografia di Mao. I dazi. Lì mi ricordo tu puntare è stato sferico. Vabbè, ma allora ha scritto trattati di geopolitica su questo. No, ma se l'ha preso con Xiao Niu Ping, che è quello che ha chiuso i dazi. E lì è fusero. Scusate, perché c'è il fuso orario. No, lì è successo delle cose che. E lui fece delle, come si dice, delle puntate memorabili. Sì, sì, sì. Cina oggi di Ilario Giovan Battista.
Trasmissione d'inchiesta, io ricordo. Me l'ho richiesto anche Cina, sulla Cina, la Cina si avvicina. Sulla 7, lo ricordate? Poi ebbe quello scontro epico con Moravia, prima che Moravia ci abbandonò. Sempre sulla... interessato alla Cina. Con Biaggi, sì, ricordo. No, con Biaggi devo dire che lui era molto... Guarda, io ti posso dire, poi andiamo avanti. Ci fu una piccola cosa con Indro Montanelli, che noto di destra, certo. Ilario famosissimo di essere di sinistra, come deportazione, gli deportavamo, gli famo, sì, sì. E lì ci fu una cosetta così un po' più pesante, però insomma, a un intellettuale gli si passa tutto, dai. Certo. Intanto qua ci sono altre storie che volevo dire. Beh, qui bisogna andare a lavorare, ma raga, ma di che stiamo a parlare? I cinesi guadagnano $75 per queste aziende, diciamo, che sono venute alla conquista dell'Occidente, mentre per le loro aziende guadagnano $50, cioè un euro, cioè un dollaro e virgola 6 al giorno. Un dollaro virgola 6 al giorno. Io ci manderei un po' di italiani. Veramente, un po' di noi dovrebbero andare a lavorare lì prima di chiacchierare. E niente, sta più saga la deportazione. Questa era ricca. Quella era ricca, questa insomma. Un dollaro l'ora, non al giorno, scusa. Sì, beh, lui ha detto, lui andateci voi, mica ha detto giorno. No, ha detto guido io. Un po' di noi, alcuni di noi dovrebbero andare lì, quindi si è messo anche lui. Ce lo vedi con un dollaro al giorno? Vabbè, scusa, giorno. Se a lui certe cifre sì, gli fanno schifo, che no? Io per esempio un dollaro al giorno mi faccio tre etti di basmati. Col pollo vado e io vai, mezzo chilo al giorno da roba da mangiare basta insomma no. Sì, io credo quanto può costare un pollo e un chilo di basmati lì in Cina 80 centesimi dovremmo chiedere vediamo Ilario che ne sa sulla Cina tocca lui i dazi beh ma lì fu un altro quando cadono i dazi non te fa coglionà no sta buono Ilà Furietto sta buono lì con quel c'è porca diceva ragione di Andrea sui nani mamma mia. Non diciamo, non diciamo la canzone. Però come dicono quelli bravi lo spettacolo va avanti. The show goes my own. Senti, andiamo dalla mitica Federica. Federica Fritto, che tutti quanti voi conoscete chiaramente per le televisioni. Sì, qui tratto da meeting. Ah, perfetto, meeting. Da meeting, radio, eccetera, eccetera. Però c'è sto problema con un giocatore della Roma. Con il nominare un giocatore della Roma, però questo. Ne parlavamo prima, quindi insomma. Insomma, sì, si può fare. Sentiamo un po', sentiamo. E quindi adesso il punto è: quanto tu puoi tenere ancora il passo con la Juve? Tutti, affinché la matematica. Cioè, guarda, lucidità Szczęsny ha detto: mi pare difficile. Che insomma. Da però straniero, sono, però. Sono ecco. Sono due le non letture. È una follia, ha qualità indiscutibili. Vabbè ragazzi, che Szczęsny è difficilissimo, guarda. Il portiere di Bologna. Sì, andiamo, sì quanti. Vabbè, insomma, è difficile da dire Szczęsny. Sì, sì. Sono solo due anni, praticamente ormai sta qui. Ah, è facile. Szczęsny. Vabbè, però un po' te di Szczęsny. Però un po' te. Szczęsny. Domandatemelo a me. Come si dice? Szczęsny. ragazzi, mica sono tutti uguali. Sai il povero King come lo direbbe. That's why the lady is a tramp. Poi ci sono oltretutto questi impegni internazionali, sicuramente sì. La Juve è portata ad andare a superarla al Porto, insomma mi sembra un impegno abbastanza alla portata di questa Juventus qui, la Roma magari se la deve andare a giocare va pure a faticare col Villarreal, quindi insomma... Io non credo, sono un po' scesmignana, non so. Guarda, è sfortunata pure la Roma. Ho fatto suo neologismo. Però sai che qua c'ha ragione la povera Federica, perché se tu sei scesmignano, come lo dici? Scesmignano. No, ma come lo dici veramente? Scesmignano. Prego, tu sei sempre fatto perfettino. Io invece sono scesmignano. Scesmignano. Anch'io scesmignano. Io pure, basta, quanto mi piace ragazzi. Siamo adesso però dalla mitica Federica andiamo qua a un personaggio importante che ci ha fatto fare grasse risate. Un piccolo prologo se permettete Non è lui un 91? No, lui è il giornalista di Pescara. Ah, è grande, prego. Un prego, piccolo Gino. Prologo perché queste di Semproni sono, diciamo ecco, lui tuttora parla del Pescara. Questi sono d'archivio perché è quello per fare conoscere chi è Semproni. Con questa l'abbiamo conosciuto e poi a noi di Stare Bene Così, e qui ringrazio, vabbè, a parte il ricordo di Francesca, ma ringrazio anche
chi ce l'ha portato, Marco Muscarà e Adriano Valentini, tutte persone insomma che hanno lavorato in questo senso, ci hanno fatto conoscere un grandissimo personaggio e ce l'hanno copiato alla Zanzara e a Striscia. Vi ricordo questo. Ma dai. Sì, sì. Il buon Semproni. Hai capito. Ma è morto adesso? No. Non si può riprendere anche live? Sì, sì, ma l'ho preso live. Allora però volevo farlo conoscere. Certo, questo è per farlo conoscere. Mi piace perché è veramente scemo. Andiamo avanti. La partita con l'Ascoli era di vitale importanza per noi. Ecco, ma secondo te perché? Come era in Serie C, era di vitale importanza vincere col Chieti. Questo è quello che non ha capito Scibiglia. Sì, però voglio dire... Era importante vincere il Castel di Sangro, sono importanti per i tifosi, sono delle pietre miliari per noi, sono dei derby che noi dobbiamo vincere. Con il Torino noi dovevamo vincere, perché ci ha beffeggiato con la Regina, con il Catania dovevamo vincere, distruggerli sul campo, quando me non con il risultato, ma con l'impegno fisico, la forza, la volontà, la decisione. Mai una taccarate, mai una botta ai legamenti, sempre queste signorine in mezzo al campo. Spirito quando, di fratellanza. Anche no. Quando io parlo della Roma, mai una coltellata all'avversario, mai nessuno io. Che prende la mira. Mentre c'è, scusate, c'è un contropiede. Vi scappa 38, il giocatore. No. Buttate, tirate la botta sulla gamba, ma tranquilli, una 22. Oh, senza esagerare con i grossi cari. C'ha ragione, scusa Mario. O se no basta. Ma una taraccata, una sparatoria. Ma un paglio di cecchini in tribuna che appena sì, però io preferisco sul campo. I ragazzi sono 11 contro 11, non facciamo cose che non vanno bene. Quindi una taccarata. Qui c'è una taccarata, un fucile a pompa, una bastonata alla testa mentre parte. Non lo so, una cosa così. C'è tutto De Coubertin qua. Non avete capito bene lo spirito del Olimpico questo, E comunque qua c'è pure adesso un attimo però di... anche di poesia se volete, però ascoltate prima. Cosa che... Con un allenatore che adesso purtroppo, mi dispiace dirlo, caro Simonelli, se lei è un letterato, vada, torni a scuola, insegni lettere, questo non è più un mondo per gente come lei, per i sognatori, uomini di lettere, uomini che parlano, qua per questa gente, questi naturalmente mercenari, ci vogliono le taccarate, ci vogliono gli allenatori come gente come Papadopoulo, Gregucci, Agostinelli, gente che non ti guarda in faccia i giocatori, li bistratta, non gliene frega niente, voglio il risultato col campo, lei con l'educazione, perché sono maleducati, io con il mio carattere, con un allenatore come lei, volerei a 3.000, perché amo il rispetto e chi mi rispetta gli do 100 volte più, ma questi sono dei mercenari, li guardi in faccia uno a uno. Io devo dire che comunque questa, come si dice... questa filippica anche amichevole verso l'allenatore. Simpatica. Però lui gli ha fatto tre nomi che hanno vinto tutti. Non è sembrato troppo. Papadopoulo, ragazzi. C'è cioè, Papadopoulo, tre Champions Gregucci. League. Angelo Gregucci, una Champions League, tre scudetti. Agostinelli. Mondiale per club anche. Intercontinentale. No, Agostinelli ha vinto l'Intercontinentale con Fred Renton. Sì, no? Poi ha vinto una Coppa dei Campioni sola, e questo sì, però 12 scudetti in tre squadre diverse. Cioè, però, tu non puoi a parlare con uno di provincia e farsi tre nomi. Però hanno mandato al pronto soccorso più di 5 persone. Sì, le taccarate sono, insomma... E adesso però andiamo agli auguri. Sì, gli auguri. Anche lì Natale. Ci siamo. Natale si avvicina. E gli auguri conclusivi ci devono essere. Gli unici che ci sono salvati in queste partite, Terra, Croce, Fanucci, il resto le puoi stare tutte a mare tutti quanti. Ma io parlo dell'impegno morale, la partita con noi, con l'Ascoli, qua non si parla di tatticismo eccetera eccetera, era una vittoria sul campo, una vittoria d'amore, una vittoria di un mattone che ci dovevano dare e ce l'hanno negata ancora, quindi io non auguro ai giocatori un buon Natale, ma un cattivo Natale vi auguro, come lo passiamo noi tifosi, amaro, triste. Questo io concludo qua in là. Gli ha da un ammare. Ci vuole. Cattivo Natale a tutti. Poi quando fai i nomi ti ritempra. L'ho detto Papadopoulo. E gli altri due Gregucci, ragazzoni. Guarda, sono i giocatori. Lui riesce a salvare dalla Nuglietta Omar. E poi io credo che la cosa finale, però. Finale è la sua firma, proprio. Insomma, dai, non come criticare poi. La critica è fine, non so se la capirete. Poi magari ve la spiego, perché adesso è un messaggio ermetico. Gianfranco, sì, Semproni farà una critica che magari a voi può sembrare anche diciamo a questi che stanno a fare, prendono una cosa che non è critica, però poi ve la spiego io, ci metto un secondo, spero, insomma, sarà difficile di farvi capire. E ad Ascoli ridono di noi,
E non è giusto che voi ci fate fare queste figure. Voi indossate le maglie bianco-azzurre. Se siete degli uomini, amate il calcio, le dovete onorare. Se no, siete una fanculo. Calmati, Giovanni. No, dico nel senso buono, calcisticamente. No, sempre calcisticamente. Sempre a fanculo se ne devono andare. Sì. Chi non ama. Adesso non so come spiegare, sei un intellettuale. L'avevamo detto che era il medico il messaggio. Erbetico, però, sì. Gino, tu che sei un intellettuale, perché io non ho capito. Cioè, io ho paura che questo messaggio potrebbe essere preso anche da insomma messaggi di fine anno. Da fare, tu pensi che domani sera il nostro potrebbe, no? Io perché non si ispira? Sabato sera magari. Sabato. Però ragazzi, devo dire che è difficile avere un tifoso così che parla criptato. I tifosi, poi i giocatori non lo capiscono, perché i giocatori, diciamocelo, non voglio dire che sono ignoranti perché non è più così. Però non è che possono stare a pensare poi di moderni, alle cose. No. Poi la dice pure, i letterati a scuola. I letterati a scuola. In campo ed a carattere. Non mi dica è finito, Semproni. Sì, ma ce l'abbiamo tanto se vogliamo, Ce l'abbiamo tanto. E niente, amici, andiamocene in pausa. Che dobbiamo fare? State ascoltando. State bene così. Bella ci vuole una mia. Ce la faccio. Come ogni tale misia. Le flauto quello. E viva la libertà. Ce la faccio. Segnali di emergenza cose cernominosi. Vescovo invece è l'arma volante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi, dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che tu eri uno stronzo. Certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pensa al culo. Sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Per Mario, io una cosa, no, ma a lui. Qualcuno. Per la prima volta nella mia vita io sono rimasto attratto dal fisico di un uomo. Oh, ma quel fisico lì, io vi giuro, era una montagna, una cosa pazzesca. Dai. La checca finale di questa mattinata. Pronto? È pronto. Non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Il mondo spertazzo di vacca. Regia? Per cortesia, regia, non mi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione qua. Ciao Mario. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Le show goes now. Ce la faccio.